Barbara D'Urso entrerà in politica? La sua risposta. Barbara D'Urso è considerata ormai una delle punte di diamante Mediaset. I vertici della televisione generalista le hanno affidato in una stagione numerosi contenitori, ognuno dei quali riesce ad ottenere uno share di tutto rispetto. È inutile dire che nella vita futura della Carmelita Nazionale non potrà esserci solo televisione, ma qualcosa di più. Proprio in una recente intervista rilasciata a Giovanni Ciacci nel settimanale Oggi, nella quale le veniva chiesto se ha intenzione di scendere in politica, la stessa assentiva, riferendo che però avrebbe preso in considerazione la proposta solo nel futuro. Dichiarazioni che hanno lasciato spiazzato il pubblico del piccolo schermo, ma non solo, anche il popolo internauta. La conduttrice napoletana, intervistata anche dal portale Vanity Fair, ha confessato di voler continuare, oltretutto anche a recitare nelle fiction, ma non solo, spiega anche a quale partito appartiene. Ecco cosa dice a tal proposito. Cosa posso dire sulla recitazione? Mi è arrivato un copione pazzesco. Ho molta voglia di tornare a recitare. Sulla politica ti dico che votavo per il Partito Comunista, quando c'era il comunismo ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo. Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò. Viene chiesto alla D'Urso di stilare una classifica riguardante i valori della famiglia. La protagonista confida di avere anche numerosi corteggiatori e di essere pronta a fare una scelta. Ecco come si esprime. La classifica dei valori nella vita per me è al primo posto i figli, al secondo a pari merito la famiglia e l'amicizia, che viene prima di qualunque fidanzato. In questo momento non c'è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. È un momento dove ho un sacco di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione. Barbara racconta anche degli aneddoti curiosi che riguardano Pippo Baudo e Antonio Ricci. Ecco cosa dice di loro. Questo è uno scoop, io Pippo l'ho visto in mutande. La realtà è che una volta sono entrata nel suo camerino per parlare di lavoro e le sarte lo stavano vestendo. Antonio Ricci? Mi massacra, sono sempre ai primi posti dei suoi nuovi mostri, ma li voglio bene e rido. Ed ecco che le parole di Barbara D'Urso riguardo alla politica hanno lasciato il segno e hanno fatto rumore. Proprio per questo la conduttrice di Punta Mediaset ha rilasciato un'intervista alla rivista Oggi, nella quale precisa per quale motivo ha detto determinate frasi. Ho fatto un'intervista per il settimanale Oggi. Era una sorta di alfabeto, alla lettera P c'era politica. Ecco cosa ho detto, mi hanno chiesto mille volte scendere in politica, prima o poi lo farò. Da quel momento si è scatenato il delirio ed è diventato improvvisamente Barbara D'Urso scende adesso in politica. Barbara D'Urso lascia la TV. Discussioni su Facebook nelle TV private, gente che diceva di tutto. I miei sostenitori che dicevano vai brava, non vediamo l'ora, difendi i nostri diritti. I detrattori ovviamente che non vedevano l'ora di sfogarsi dicendo che schifo. Tutti i siti ne hanno parlato di questa ascesa. Addirittura qualcuno ha scritto che mi sono candidata come presidente della regione Calabria. Qualcuno dice che mi candido con Forza Italia, altri con la sinistra. Barbara D'Urso conclude il discorso in questa maniera. Volevo tranquillizzarvi, io per il momento non scendo in politica, almeno non adesso. Io continuo a fare TV per tanto tempo e soprattutto non mi sarei mai permessa di candidarmi come presidente di una regione. Non sono nessuno per fare una cosa del genere. Secondo voi Barbara D'Urso sarebbe in grado di risollevare le sorti degli italiani se scendesse in politica? A voi commenti! Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace
registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.